Siamo qui da uno spazio del Teatro Coccia di Novara con i due registi al loro debutto, con appunto Per Aida, con Piero Maranghi e Paolo Gavazzeni. Cominciamo con chi vuole rispondere alla prima domanda: com'è questa Aida? Paolo, com'è questa Aida? Ma questa Aida porta in palcoscenico innanzitutto il nostro amore per l'opera lirica in senso generale e il nostro amore per l'opera lirica di rappresentare l'opera lirica per quello che l'opera lirica è nella sua essenza, senza stravolgerne i contenuti o senza andare a trovare significati reconditi, per cui all'intento di portare e di consegnare al pubblico l'opera per quello che l'opera lirica è nella sua essenza. Quindi sarà un'Aida molto fedele al testo, rispettosa della musica e rispettosa dell'agire dei personaggi barra cantanti. Abbiamo cercato in queste settimane di aiutare anche la parte musicale, nel senso di non ostacolare la parte musicale, cercando di trovare delle posizioni che fossero sì, che rispondessero sì ad un dettato registico, ma che questo non inficiasse il cantare in senso più stretto del termine. Un commento sulla prima? La prima è stata accolta dal pubblico calorosamente, si è avuta una sensazione diffusa che ci ha dato una certa gioia di uno spettacolo coerente che andava dal punto di vista musicale e registico nella stessa direzione. Quindi una serata che in qualche modo è volata, Com'è stato lavorare voi due insieme? ecco. Beh, noi siamo amici da tantissimi anni e ci conosciamo da tantissimi anni, per cui di ognuno di noi conosciamo i pregi e i difetti, sia dal punto di vista intellettuale che dal punto di vista caratteriale. Per cui devo dire che siamo stati molto complementari l'uno con l'altro. A parte questo lo sapevamo che avremmo lavorato bene insieme, ma quello che è più importante è che abbiamo lavorato bene con tutto il cast, con tutto il team e lo staff tecnico del palcoscenico, con il direttore, il maestro Matteo Beltrami. E questo lo dico molto sinceramente e onestamente, non ci siamo mai trovati a disagio nel fare una cosa che facevamo per la prima volta. Siamo stati naturalmente con le nostre preoccupazioni, dei dubbi, qualche volta su magari una scelta piuttosto che un'altra, però mai a disagio nel fare una cosa nuova come quella che abbiamo fatto nelle ultime settimane, cioè il lavoro del regista. Forse perché entrambi, Piero ed io, conosciamo quest'opera da decenni e di conseguenza eravamo sicuri su quello che stavamo trattando, sicuri e coscienti anche delle difficoltà di quello che stavamo trattando. E quando uno è cosciente di quello che sta facendo, di solito dovrebbe avere anche l'antidoto per riuscire a farlo al meglio. Prossimi lavori futuri insieme? Ma noi adesso ci lasciamo vivere fino all'ultima recita e poi vediamo. Ma cosa vi piacerebbe fare? Quale Come opera potrebbe vi piacerebbe appunto ce n'è fare una. la regia di quale opera? Ce ne sono due in realtà. Per un certo verso, per una certa ragione, per tante ragioni, ci piacerebbe allestire un Elisir d'amore che va nella direzione del bel canto, dell'opera ottocentesca italiana di Donizetti, che è un mio conterraneo, e di tutto un mondo, per ritrovare anche un mondo pittorico della Lombardia dell'Ottocento. E invece un altro titolo che non ha nulla a che vedere con Elisir d'amore potrebbe essere un Tabarro di Giacomo Puccini, naturalmente da accoppiare a qualcosa di cui riceveremo sollecitazioni. Però diciamo la voglia potrebbe essere quella di portare in scena un noir come il Tabarro.
Perfetto. Questa è una domanda per Maestro Gavazzeni. Meglio fare il regista o il direttore artistico all'Arena di Verona? Beh, entrambe le cose sono emozionanti, portano. Beh, devo dire che facendo il regista si è responsabili in prima persona di quello che si sta facendo. E anche se il lavoro del direttore artistico è il lavoro di una persona che sceglie, in realtà sceglie sulla carta delle persone che devono lavorare insieme, però poi queste persone sono lasciate un po' a loro stesse. Ha la possibilità di intervenire, ma fino a un certo punto. Per cui non sono assolutamente il direttore artistico ha delle grandi responsabilità che però alla fine deve condividere con il lavoro che non controlla fino in fondo, con il lavoro di altri che non controlla fino in fondo. L'esperienza di 5 anni all'Arena di Verona è stata un'esperienza assolutamente entusiasmante che mi ha formato sia dal punto di vista caratteriale, umano che professionale. Naturalmente io venivo da un'esperienza diversa, che era quella del Teatro alla Scala, dove diversa perché parlo di un teatro al chiuso, sebbene la Fondazione Arena abbia anche una stagione invernale alla quale io ho tenuto molto in questi 5 anni e della quale sono molto soddisfatto di quello che ho fatto, del mio operato. E per la crescita, che non vuol dire la crescita intellettuale, la crescita umana. Il teatro come un luogo di scambio, un luogo di incontro e in questi 5 anni ho visto ripopolarsi il teatro filarmonico, cosa che non era quando sono arrivato e di conseguenza di questo ne sono molto soddisfatto. Il lavoro in arena è molto più complesso, è una macchina affascinante e terrorizzante, anche perché è una macchina che non possiamo controllare perché la controlla il Padre Eterno dal cielo, principalmente con le condizioni e gli agenti atmosferici. Però sono stati 5 anni di grande entusiasmo e di grandi emozioni. Ritorniamo all'Aida invece qui al Teatro Coccio di Novara. Vi ritenete soddisfatti della regia fatta, del lavoro fatto? Se vi doveste dare un voto? Il voto no, non ce lo diamo, però siamo soddisfatti, sì, siamo soddisfatti. Questo è l'altro del possibilità? Forse. Stiamo facendo un'intervista. Vabbè, il bello della diretta, È andiamo la tranquilli. sacerdotessa, La sacerdotessa, quindi. quindi No, è il quindi suo siamo ruolo. contenti, sì, siamo contenti. Siamo soddisfatti nel senso che quello che dicevo prima, non siamo mai stati a disagio per quello che stavamo facendo, e questo lo dico in maniera sincera e intellettualmente in maniera onesta. E siamo riusciti a realizzare il progetto che avevamo pensato. Cioè, che piaccia o non piaccia questa idea, è esattamente quello che ci siamo immaginati nei mesi che hanno preceduto il termine. Quello che era il nostro progetto e quella che era la nostra idea di Aida ci rende naturalmente orgogliosi ed è segno che siamo riusciti a lavorare in maniera con metodo, in maniera positiva. Perfetto, grazie mille per l'intervista. Grazie.